Buongiorno a tutti amici appassionati dei mezzi d'epoca. Oggi 20 settembre 2022 e vi porto un pezzo assai raro, un introvabile camion assai amato da tutti gli italiani, che mi piace particolarmente. Uno dei primi vuoto, il primo vuoto insieme al 170-33 Fiat, motore 8220 aspirato, uno stupendo 170 NC35, motore 8220 vuoto, 17.149 centimetri cubici. C'è chi dice che sono 17.143, chi 17.146. Fatto è che il motore è l'iconico vuoto Fiat, che è stato per assai tempo in produzione, fino al moderno Eurostar 520. Ed è qui che giace da molto tempo all'intemperie. Qua con questo colore azzurrino. Questo video lo dedico a Marvin. Marvin che raccontava che il 170-35 è il suo camion preferito. Dedico a tutti gli appassionati di mezzi d'epoca come me. La ruggine che avanza, purtroppo. Anche il filtro dell'aria caduto dopo che si è arrugginita la fascia marmitta, anch'essa arrugginita. Due assi ribaltabile particolare perché di solito andava abbastanza di moda fare il tre assi su questi camion motrice. Se ne trovano molti, tre assi. Quei pochi che ci sono tutti tre assi, diciamo. È un ribaltabile. Campana a lupo. Attacchi dell'aria. Stile vecchio Fiat, orgoglio Fiat. Qua purtroppo è stato un po' troppo all'intemperie, però come telaio sembra essere sano. Secondo me solo la cabina è da sostituire, come cassone sano. Secondo me se si sostituisce la cabina, poi quasi fatto il restauro. E la cabina temo che oramai sia andata, purtroppo. Soprattutto per questi dettagli qua, di ruggine oramai in avanzato stato. NC 170 NC35, dove 170 non erano i quintali lordi di portata, che erano 180, ma dato che quando è stata avviata la gamma 170 Fiat era già in produzione un Fiat 180, che era il classico tre assi, venne deciso di dare il nome 170 a questo camion, mentre per esempio in Francia, che la portata era 190 quintali per i due assi, veniva immatricolato come Fiat 190, come anche in Austria o in altri paesi europei, ora non mi ricordo. Quindi questo qua già
in alcuni paesi era considerato Fiat 190. Di Fiat 190 vi sono stati vari tipi, di cui anche un 619 turbo destinato al mercato brasiliano e argentino. Però quello che interessa è il 170, perché 190 è un discorso che non so approfondire pieno. Trilex, guardate il vuoto, il mostro, il mostro, radiatore, motore, cambio, Fuller, questo qua è già la guida sinistra, è già secondo lo standard nuovo, anno 1980, e qua c'è, fa la sua figura, è vivo. Niente, io vi saluto, vi ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al mio canale, invito chi non l'ha ancora fatto ad iscriversi, a lasciare il mi piace, pertanto che molte più persone possano entrare a conoscenza, poter vedere questo video. Niente, io vi saluto. Un abbraccio da Giusto 682. Grazie.